Buongiorno. Confortante la vittoria contro il Rende, ci va quindi con quale strumento? Con uno spirito positivo, consapevole del fatto che abbiamo analizzato bene la partita di mercoledì da due volti, una cosa importante è che la squadra abbia finito in crescita, quindi sicuramente questo è un aspetto positivo da tenere in considerazione, partite semplici non ce ne sono. E quindi andiamo a Rieti con la consapevolezza che siamo in crescita, dobbiamo ripartire dal secondo tempo come atteggiamento e possibilmente cercando di eliminare ancora quelle amnesie che ci hanno contraddistinto soprattutto nella prima parte. Ma si parte con un atteggiamento, con uno spirito positivo, con consapevolezza che quando riusciamo a fare determinate cose riusciamo a essere anche propositivi, quindi mi aspetto una fase di crescita in questo senso. No, non è una questione di bocciatura, la partita col Francavilla aveva reso in un certo modo, e domenica all'inizio non abbiamo trovato le distanze giuste, no, sicuramente un bocciato no, perché ogni partita è diversa dalle altre, quindi ogni partita deve avere una sua interpretazione, una sua lettura, ma non è una questione di bocciatura. Ho determinati giocatori che possono giocare in un modo o nell'altro e quando poi abbiamo corretto qualcosa siamo andati meglio, ma non si boccia niente perché abbiamo delle risorse e le risorse vanno messe sul terreno di gioco a disposizione a seconda delle necessità. Io voglio vedere una crescita a livello mentale, soprattutto che vi sia più continuità nell'arco della partita. E abbiamo manifestato qualche battuta vuota in questo senso, quindi mi aspetto più continuità a livello mentale, perché abbiamo avuto delle fasi molto buone e altre meno. Mi aspetto più continuità, più minuti, di stare più minuti dentro la partita. Noi a volte entriamo ed usciamo tante volte e invece la continuità deve essere soprattutto mentale, che è poi quella che poi ti porta anche conseguenziali a livello tecnico e tattico. Ma l'ha dimostrato in tutte e sei le partite. Dipendentemente dal risultato, ha mostrato in sei partite sprazzi veramente positivi, belli. E nelle stesse sei partite ha mostrato anche dei cali di attenzione, quindi lavoriamo per dare più continuità soprattutto a livello mentale. Ciao Vicente, ne parlavamo già mercoledì di questo Rieti, l'avrei visto soprattutto in casa, è la squadra che ha creato problemi a tutta, anche a Corazzato, il pari in potenza. Con la Ternana stesso non ha fatto male. Una squadra combattiva, ci aspetta una partita dove noi dovremo battagliare, ci dovremo far trovare pronti sotto il profilo agonistico, dobbiamo avere dei contenuti non solo tecnici, tattici, ma di atteggiamento con un livello mentale molto alto, quindi pronti alla battaglia, perché sicuramente loro sono in un momento un po' di difficoltà, quindi si giocheranno tutto. Noi dovremo essere pronti a controbattere per togliere quell'entusiasmo iniziale che potranno avere, cercando di metterla subito sull'agonismo, sull'intensità, sul ritmo. Dobbiamo farci trovare pronti, assolutamente. Sando, mi ha voluto un assist, ecco, cercando di combattere il lavoro, diciamo, dell'idea iniziale. Avrei messo però a un anno in più, quella di avere sui calci piazzati una forza importante e soprattutto devastante. Tantissimi gol fatti dalla Paese sui calci piazzati. No, è una risorsa per noi, abbiamo una squadra strutturata che quando va a saltare ha dei giocatori che dal punto di vista proprio della struttura, del tempo e anche della cattiveria agonistica sicuramente hanno evidenziato buone potenzialità, ci lavoriamo tanto, perché è una cosa in cui crediamo. Anche mercoledì scorso i primi due sono venuti da calcio piazzato, cose che noi facciamo puntualmente.
quando andiamo a saltare in 6 giocatori che sono alti mediamente 1,85, sicuramente facciamo volume in avanti e mi aspetto che possiamo fare ancora meglio, perché noi soprattutto quando andiamo a battere, se mettiamo la palla giusta, abbiamo dei saltatori veramente importanti. Bene, si è allenato, ha ripreso. Valuteremo il tutto poi a ridosso della partita, perché essendo la terza è quella un po' più delicata a livello atletico, perché c'è chi dovrà stringere i denti, farà anche la terza, qualcuno c'è da valutare un po' queste cose, ma è stata una semplice contusione, quindi è recuperato, si è allenato regolarmente, sono tutti quanti a pieno regime, anche se c'è qualche piccola scoria in chi ha giocato già le due partite, vediamo se è il caso di fargli fare anche la terza. Ma partiamo con grande fiducia e con grande consapevolezza nei nostri mezzi. Sì, da ieri è iniziato con noi, ha fatto anche stamattina, poi martedì tornerà con noi e vedremo. Penso che possa essere un giocatore che in condizioni giuste possa darci una mano. Certo, no, ma come in tutti i posti del mondo è normale che quando poi prendi gol sono tutti da mandare via, allenatore per primo, quindi sono tutte cose che non fanno parte solo di Pagani ma anche di tutte le realtà. Purtroppo abbiamo un malcostume in Italia, poi tutti alla fine eravamo tutti belli, bravi, intelligenti, semmai, ma non è così. Non era tutto brutto il primo tempo e non era tutto bello il secondo tempo, abbiamo delle cose da limare sicuramente. Come si gestisce? Noi dobbiamo capire innanzitutto chi siamo, cosa vogliamo fare. Io leggo altre realtà che veramente hanno fatto degli investimenti consistenti e dicono che devono solamente salvarsi. Allora mi chiedo, noi cosa dovremmo fare? La risposta sta tutta qua, ma noi non vogliamo dire, vogliamo fare questo, noi vogliamo misurarci giorno per giorno, domenica per domenica, in un campionato molto competitivo e solo la domenica, la quotidianità del lavoro ci potrà dire cosa potremo fare. È inutile fare proclami a dire faremo, non faremo. La prima cosa è mettersi al sicuro in un campionato dove ci sono secondo me 9-10 squadre di alto profilo. Ciò non toglie che le partite poi vanno giocate, si parte tutte da 0-0, ma noi dovremo, senza pensare obiettivi a lungo termine, dobbiamo vivere la quotidianità al massimo delle nostre forze. Grazie.